sventa in angolo. È sempre il Cagliari a menare la danza, ancora Zenga devia una conclusione di Matteoli. All'ottavo ancora Fonseca, oggi scatenato contro difensori schierati in linea, impegna il portiere nerazzurro. Al 22esimo si affaccia l'Inter dalle parti di Elpo con una conclusione di Matteus. 23esimo la rete degli ospiti, con Baggio che sfrutta una respinta della barriera su punizione di Desideri. Attacca ancora l'Inter e una conclusione di Berti trova pronto Elpo alla respinta di pugno. Al 29esimo meritato pareggio del Cagliari con Fonseca che rientrava dopo due giornate di squalifica, batte Zenga con una conclusione in diagonale. Ancora Fonseca, immagini del primo tempo, l'esultanza dei giocatori del Cagliari. Ancora Fonseca, dicevamo, anticipato da Paganin, mentre sta per concludere. E passiamo alla ripresa, con Pistella al posto di Fonseca che si è infortunato. Il giovane attaccante alza sulla traversa di testa. Poi la volta di Francescoli, poi i cagliaritani chiedono il rigore per questo atterramento di Fonseca. Al ventesimo ancora Pistella, una punta che promette bene, fa fuori anche Zenga ma si allarga troppo e l'azione sfuma. Al 21esimo conclusione alta di Francescoli, la vediamo tra un istante. Al 33esimo ancora conclusione del Cagliari con Herrera e deviazione in angolo. Sul corner c'è un tiro alto di Napoli. 36esimo singolare intermezzo con l'arbitro Boggi che deve ricorrere alle cure dei massaggiatori per un leggero infortunio. Si conclude con due azioni dell'Inter, due parate di Elpo, l'ultima su una punizione di Breme. Ecco, queste tanti pensieri un po' da affrontare. Sì, vabbè, ma non è mica morto nessuno. Non credo, abbiamo giocato una partita brutta contro una squadra che ha giocato una grande partita, ma fa parte della storia di ogni squadra, anche grande, voglio dire, non è che il calcio sia matematica, che perché uno ha il blasone o ha i nomi, poi in campo poi ci sono i giocatori. E qualche volta i giocatori o gli allenatori non c'entrano la partita e allora si soffre come oggi l'Inter ha sofferto. È una partita che dimostra che i risultati scontati non ce ne sono in questo campionato. Assolutamente, assolutamente. Chi pensa a quello poi viene sonoramente punito. Giudizio sul Cagliari, Enrico. Grandissima partita, non l'aspettavo perché conosco il valore del suo allenatore. Mazzone, è un Cagliari certamente più motivato delle giornate precedenti, e l'Inter che è costretto a subirlo, mi è sembrato. Sì, ha fatto un'analisi perfetta. Oggi il Cagliari non scherzava, è entrato in campo proprio con la determinazione giusta, con la grande, così, con la grande voglia di riscatto. La nostra classifica piange e piangeva ancora di più prima. Siamo andati in svantaggio, in quel momento ho pensato, non conoscendo perfettamente i miei giocatori, la loro forza di reazione, pensavo che potevano smarirsi e così andare incontro a una situazione impossibile. Invece hanno reagito bene, non hanno mai perso la tranquillità, hanno ragionato e poi sono stati premiati giustamente da questo bellissimo gol di Fonseca. Adesso che li ha visti contro un avversario vero, conferma la sua convinzione della vigilia che è una squadra che può andare più avanti. Certo, anzi penso che possa offrire anche di più di quello che ha offerto oggi contro una signora squadra che è stata l'Inter e che questo campionato, questo Cagliari soffrendo fino in fondo ha tutte le possibilità di venirne fuori e salvandosi. Tra tanti fattori negativi, un dato positivo. Francescoli è sembrato rigenerato, ha offerto molte palle gol, ha subito due falli in aria, ha lavorato moltissimo in tutti i settori del campo. E Fonseca ci tiene a sottolinearlo. Senz'altro è un fuori di classe, solo dobbiamo lasciarlo tranquillo, deve giocare tranquillo perché sempre quando il Cagliari perde è sempre contro lui, non so perché, no? Perché quando vinciamo siamo tutti, quando perdiamo credo che dobbiamo essere tutti, no? E lui si sta tranquillo, si sta bene fisicamente e sicuramente fa molto bene perché è un fuori di classe, solo dobbiamo lasciarlo tranquillo che farà senz'altro molto bene quest'anno. Il pareggio con l'Inter non ha risolto come d'incanto tutti i problemi del Cagliari, ma la squadra è apparsa rigenerata ed il futuro a questo punto sembra meno preoccupante. Sentiamo ancora Fonseca. Fiducioso siamo di che possiamo uscire da questa circostanza, dobbiamo continuare tranquillo, fiducioso e lavorando ancora di più per uscire da questa circostanza che non è molto piacevole, no? Però dobbiamo lottare ancora fino all'ultima giornata come l'anno scorso per uscire, diciamo, rimanere seriano.